Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno mister, buongiorno. La partita di domani, c'è il Bari, che settimana di lavoro è stata? Abbiamo lavorato sulle nostre certezze, siamo stati per la prima volta tutti dentro all'allenamento, quindi cominciamo a essere tutti diciamo dentro al progetto su Tirol e quindi è stata una settimana buona. Secondo me ha fatto un buon primo tempo col Cagliari, il secondo abbiamo sofferto. Ci sono rimaste qualche scoria perché pensavamo forse il primo tempo di averla già vinta, quindi un po' di scorie ci sono rimaste, però tutto sommato stiamo in un buon momento, troveremo una squadra importante che era partita forte, era prima, adesso noi poi piano piano l'abbiamo accorciata, però 30.000 spettatori, ambiente caldo, quindi sappiamo di rispettare tutti, ma andiamo là con la consapevolezza che noi possiamo fare il risultato da qualsiasi parte, dipende solo e esclusivamente da noi. Buongiorno mister. Buongiorno. Lei ha recuperato tutti? No, tutti, tranne Sprocati e Marconi, certo. Sostanzialmente domani l'assenza di Marcello, e quale potrebbe essere la disposizione in campo? Abbiamo dei difensori centrali. Ho provato Curto, ho provato Barison e Vinetot, oggi ho preso una piccola decisione, però mi riservo domattina di tirarla fuori, perché poi io la notte elaboro tante situazioni, però le situazioni ci sono per mettere uno al posto di Masello. Chiaro, perdiamo un giocatore forte, ma noi abbiamo sempre detto che non è importante il singolo, ma è importante la squadra, e ci dobbiamo abituare. Una volta mancherà Masello, una volta mancherà Odogu, una volta mancherà Mazzocchi, quindi non dobbiamo avere preoccupazioni, e quindi abbiamo provato delle situazioni tutta la settimana, siamo poi arrivati a oggi per provarne una forse definitiva. Francesco, in un percorso di continue prove di maturità, quella di domani, senza il proprio leader carismatico sul campo, senza il proprio leader carismatico in panchina, è la prova finale, forse anche perché giunge all'ultima partita prima di una sosta che spezza un po' il campionato, e che quindi credo che, sì, gli ho dopo detto, aver visto la figura come ricarico, insomma. Sì, perché gli ho detto che proprio noi abbiamo stabilito da quando sono andato tre step: la prima sosta era questa è un altro step, e poi c'è quello di 26 dicembre. Gli ho chiesto l'ultimo sacrificio, so che sono stanchi, che gli ho tirato il collo fino adesso, però domani c'è l'ultima. Io non voglio che all'ultima si pensa già con la valigia in mano perché stacchiamo, perché gli ho detto che se no gli tolgo i giorni di riposo. Domani si farà una grande prestazione, poi non arriva il risultato perché sono stati più bravi quelli del Bari. Però sì, una prova di maturità, ma non perché manca il leader dentro in panchina o manca un giocatore, un portante. Però io credo che la squadra abbia già una maturità di poter gestire dei momenti particolari, e quello di domani è un momento particolare. Mister, buongiorno, volevo chiedere, alla vigilia del match col Bari, se lei dovesse selezionare il Südtirol delle partite che lei ha allenato, nelle quali ha giocato, insomma, che è in panchina, che Südtirol prenderebbe, di quale incontro secondo lei potrebbe vedere in campo? La divido. Cioè, prendo qualcosa di ognuna partita. Fase difensiva del Parma, cioè, non abbiamo concesso niente. Fase offensiva la posso dividere: il secondo tempo della SPAL e il primo tempo del Cosenza. Se riuscissimo a miscelare queste due situazioni, sono convinto che battere noi diventerebbe difficile. Col Parma, con una squadra importantissima, non abbiamo concesso quasi niente. Nelle ultime partite qualcosina abbiamo concesso, però è anche vero che abbiamo creato qualcosa di più, perché col Parma abbiamo creato niente, sono stato onesto, forse è stata l'unica partita che non abbiamo creato niente, zero calci d'angoli, zero situazioni pericolosi, un tiro inventato da 25 metri che ci ha dato la vittoria, e quindi se fai quelle partite lì alla lunga perdi, e quindi l'ho detto. Vorrei trovare un equilibrio di quella partita lì, la partita col primo tempo col Cagliari, poi però devo essere anche onesto, in questo campionato qui
20 minuti, 25, l'avversario lo devi concedere, se no saremmo presuntuosi a dire che non possiamo concedere niente a nessun avversario. Domenica Cagliari, per i 25 minuti, ci ha messo veramente in grande difficoltà. È stato bravo Puzzi in una parata, ci sono state due o tre palle passate davanti alla porta che ci hanno creato qualche problema, non riuscivamo a trovare le contromisure, forse io ci ho messo un po' più, un po' troppo, poi quindi sono riuscito a metterci mano. Però devo essere anche onesto, non è che posso pensare che la mia squadra non conceda niente all'avversario, dobbiamo essere un po' più lucidi in quelle situazioni. Secondo me col Cagliari, dopo le prime avvisaglie dei 5 minuti, dovevamo essere un po' più guarding, un po' più tranquilli a gestire la palla. La pausa che arriva adesso la ritiene fondamentale per me stesso, perché comincio a sentire la stanchezza anch'io, e poi per tanti giocatori, dico la verità, ho visto giocatori provati ma non fisicamente a chiedere tutti i giorni il 150%. Allora vi do un dato, perché a voi vi piace i dati, no? Noi questa settimana abbiamo fatto 3 partite in 5 allenamenti. Cioè, lo sforzo che hanno fatto la partita di domenica, noi questa settimana l'abbiamo fatto in 5 allenamenti. Quindi chiedere il 150% è stressante. Poi io sono anche molto stressato, non gli concedo niente, se sbaglio un passaggio sono lì, no, non prendo situazioni che il campo può essere bagnato, quindi può violare, e quindi devo concedergli qualcosa. E quindi arriva il momento giusto, anche se siamo in un buon momento. Però sono convinto che poi raschi il barile, non vorrei andare incontro a situazioni non di sconfitte, che quello non mi interesserebbe, ma di infortuni. Noi tutto sommato non dico niente. Alex Foppa. Mister, lei ha parlato del 150% di una pausa che serve adesso. Non ha paura di bocciarli, perché prima di una partita così, insomma, se noi non andiamo il 200% perdiamo qualsiasi partita. La riprova te la dà con il Cagliari, che appena abbassa i ritmi ti metti alla pari loro, noi andiamo in grande difficoltà. Infatti noi ci siamo stati per i 25 minuti, che non è di stanchezza ma di situazioni, andiamo in difficoltà. Quando poi gli ultimi 20 minuti, coi cambi, con quelli che escono dalla panchina, abbiamo rimesso sotto il Cagliari e abbiamo trovato il pareggio. Perché prima del pareggio una palla l'ha avuta Odogu davanti alla porta. Quindi non è stato casuale il gol, cioè, quindi c'è stata una reazione. Noi non possiamo permetterci di andare al ritmo degli altri, se no perdiamo le partite.